Ciao ragazze, ciao a tutte. Allora, oggi voglio farvi un piccolo mini video creazioni perché domani ho il mio primo mercatino pseudo natalizio, quindi dopo mi porto via tutto, quindi non ho più modo di farvi vedere le mie ultime creazioni. Allora, partiamo prima da questi che, scusate, mettiamo la luce per bene, qua il tappetino un po' sporco, ma vabbè, colla, ok. Da questi che sono dei cabochon in vetro che io ho acquistato qui a Bologna in un negozio fisico. Adesso sono anche piuttosto sporchi perché li ho toccati con le mani e quindi devo pulirli. Comunque sono in vetro e hanno una fantasia dentro. Li ho prima incastonati all'embroidery su feltro e poi ho cucito le piattine sempre su feltro, come nel mio video che ho messo poco tempo fa, appunto, della cucitura su feltro. Poi ho inserito questi bicono da 3 mm, queste perle di turchese, catena strass, e ho fatto questo motivetto sopra. Sotto ho messo il perno, come vedete sotto c'è l'alcantara color beige. Direi che come rifinitura è venuta abbastanza bene. E questi sono gli orecchini che ho fatto appunto così. Li ho fatti al mercatino, questa incastonatura l'ho iniziata in un mercatino perché avevo un po' di tempo morto fra l'una e le tre, le persone mangiano eccetera, quindi non sono in strada e ho fatto prima l'incastonatura. Poi ho fatto tutta la lavora su Touch e la rifinitura di perline. Questi a me piacciono tantissimo in estate, penso che siano uno spettacolo con magari un vestito in tono oppure anche un po' etnico. Questi cabochon penso di rifarli io con i cabochon in vetro trasparente e delle fantasie sotto, che poi vi farò vedere più avanti perché li ho ordinati da Royal Sun e quelli in vetro, e li farò sicuramente. Poi vi faccio vedere questi, che anche questi secondo me sono molto fini. Questa è la rifinitura dietro. Allora, sono fatti con seta shibori color, mi sembra che sia mocha, però è rosa. Mi sembra che si chiamava Mocha ed è questa qua. Questa seta che è appunto di questo colore, salmone rosa. Aprendola diventa salmone. E ne ho messo un pezzettino e poi ho lavorato il tutto con delle perle di corallo. Come si chiama questo corallo? Pelle d'angelo. Poi ho messo questo pendente, vedete che si muove questo sotto, e un fiorellino sopra di strass sempre con la monachella. Mi piacciono moltissimo, sono molto fini, piccoli perché non sono grandissimi, quindi sono piccolini e quindi adatti anche a chi vuole l'orecchino importante ma piccolo. Poi ho fatto questi che sono degli orecchini con un moduletto che ho fatto io, che se volete scrivetemi sotto se volete il tutorial, ve lo farò. E che sono degli orecchini a stella normalissimi di perline, con sopra ho messo questi angeli perché la cliente è venuta al mercatino e ha visto che avevo fatto questi, che adesso vi mostro, con l'angelo pendente sotto. Cliente amica, diciamo. Era così, con l'angiolettino sotto. Non gli piaceva il colore azzurro, allora ho staccato l'angelo, va bene, ho rifatto l'orecchino e ho fatto queste stelle con l'angelo in mezzo. Anziché metterlo pendente sotto, l'ho lasciato, l'ho cucito al centro della lavorazione e ho lasciato questi fori centrali eccetera. Quando si muovono non è che svolazza da tutte le parti, sta lì fermo perché comunque è ben fissato. Sì, un pochettino si muove ma è il suo bello, credo che
questi angeli me li aveva venduti Maria, e se ne avesse altri 100 li prenderei perché mi piacciono da morire, sono proprio belli, belli. Li ho cercati anche su web, non li ho trovati mai. E quindi ci dobbiamo accontentare di vederli per l'ultima volta e domenica 6 dicembre andranno alla persona che me li ha ordinati. La monachella qui è una monachella francese con molla dietro, un po' lavorata così con questo motivetto ed è placcata in oro. E qui ok, poi pettinini a soutache. Allora, diciamo che questi erano nati come orecchino lungo per me. Ma poi mi sono accorta di averli fatti, vedete, tutti e due uguali. Tutti e due uguali. Oltretutto le piattine, queste sono da 2,5, quelle altre sono da 3 e non sono ancora abituata comunque a lavorarle insieme, anche perché sì, qui per esempio mi era venuto bene, però ci sono delle imperfezioni, delle cose che non mi piacevano come orecchino. Comunque vabbè, li ho cuciti su due pettinini. E ho fatto questo lavoro perché appunto come orecchino non mi piaceva, visto che erano per me, li farò un'altra volta, sempre così, però con queste gocce però un po' diversi, probabilmente anche più piccoli perché erano molto molto lunghi poi alla fine, quindi li avevo disegnati, ma erano diventati abbastanza importanti, forse più estivi che invernali, mentre invece io, come vedete, guarda, ce l'ho addosso. Ho comprato una maglia color senape e volevo farmi un orecchino da portare con questa maglia e non ci sono riuscita, quindi pettinini domani sul mio banco. Poi questi sono stati un esperimento. Allora, diciamo che ho conosciuto Maria Stella D'Alessandro, si chiama così, che è una creatrice di gioielli a soutache, anche di bijou di perline, e aveva fatto un moduletto molto semplice con le piattine e questi cabochon rettangolari, diciamo che io li avevo, e ho provato ad imitare il suo modulo, ma poi ho continuato per la mia strada. Ho messo una filigrana in mezzo, ho poi fatto tutta la rifinitura, eccetera, e ho messo un pezzo di seta che spuntava qui, un pezzo di seta Shibori. Qui il colore non me lo ricordo, ma l'ho preso da Hobby Perline. Poi, se volete, se qualcuno lo richiederà, vi dirò il colore. È questo colore bordeaux con striature più scure, vinaccia. Mi piace moltissimo. Me ne è rimasto un altro pezzo. Qui farò un altro paio di orecchini, sicuramente un paio o due, sempre sui generis perché mi piace molto questa cosa. Diciamo che come orecchino è un orecchino abbastanza importante da sera, certamente non è ad andare a fare la spesa di giorno, anche se qualcuna sicuramente lo metterà, però per una sera importante, magari con un abito dello stesso colore o comunque in tono, penso che siano un paio di orecchini abbastanza importanti. E quindi, che dirvi, ho comprato degli altri. Pietre così ne farò altri, magari anche diversi, però mi piace molto anche questa cosa. Oltretutto, Maria Stella di queste pietre le ha usate anche per fare un bracciale che ha postato su un concorso, un contest che sta andando adesso su Facebook. E quindi io spero davvero che vinca perché era proprio un bellissimo bracciale con queste qua, appunto, queste pietre messe appunto in orizzontale anziché verticale, quindi molto bello. Brava Maria Stella, grazie per la tua amicizia perché siamo veramente diventate amiche ed è bello scambiarsi consigli, scambiarsi pareri. In corso d'opera ci facciamo vedere le nostre creazioni, accettiamo l'un l'altra consigli su come terminarle, eccetera. Quindi è molto bella questa cosa. E mi piace molto fare un tipo di discorso così con le creative, come con Rosalinda, con Cira e altre creatrici di soutache che veramente ci mettono davvero molto molto impegno per fare le cose. Allora, questi invece sono bianchi e neri, black and white.
che ho fatto con i famosissimi druzzi di resina che mi ha regalato, mi ha omaggiato Favoliziosa Bijou Agata. Io ho provato a fare questo modulo con queste tile al centro e questi mezzi cristalli, cioè questi cristalli per l'inner ho fatto un motivetto sotto, ho messo una goccia pendente. Mi piacciono abbastanza anche questi. Ho messo un perno lavorato così argento perché comunque una monachiana normale non mi piaceva e quindi ho provato a fare questo tipo di lavorazione. Diciamo che non è un orecchino da giorno, anche se io per esempio li metterei, però magari può essere anche questo per una serata importante, l'ultimo dell'anno o comunque le festività natalizie, perché comunque bianco e nero va anche molto nell'abbigliamento e quindi penso che sia una cosa abbastanza attuale fare. Queste sono tutte le mie creazioni del momento. Qui c'è un altro sacchettino, ma sono tutti orecchini da bambina, quindi non ve lo faccio vedere. E niente, queste appunto sono le mie creazioni della settimana, boh, da un paio di settimane. E quindi volevo appunto mostrarvele prima di portarle al mercatino che avrò domani. Speriamo che appunto sia bel tempo, che ci sia un po' di gente e che appunto esca per fare un giro al mercatino. Questo è il quanto. Io con questo vi saluto. Il prossimo tutorial spero di farvelo presto, perché vorrei fare un bracciale con queste. Adesso qui il colore poi comunque sì, abbastanza delicato. Con queste super duo e con le tila bianere come queste, che adesso non trovo qui perché chiaramente le ho messe da qualche parte per poi fare il tutorial, quindi sarà il braccialetto dell'ultimo dell'anno, diciamo così. Anche perché rosso e nero di solito sono i colori più usati per fare. Non li trovo veramente. Mamma mia, quanto sono veramente. Vabbè, ne avrò messa qualche parte. Eccole. Tile nere, rocaille oro e super duo. Così, che sono, adesso qui non si vede nel video perché ho usato una luce un po', però sono satinate, si chiamano Lava Red, sono bellissime ragazzi, se le trovate prendetele perché sono un colore stupendo. Adesso qui, come dico, si vede male, però questo sarà il tutorial della prossima settimana. Spero di riuscire a registrarlo al più presto perché ho già fatto alcune prove e ho visto che viene un bel braccialetto importante per le feste natalizie. Spero appunto che vi piaccia, spero che vi piacciono anche i miei lavori di questo mese. Poi avrò delle importanti novità, ma ve le comunicherò quando tutto sarà ben pianificato e ben programmato. E sono novità abbastanza importanti per me e anche per altre, però per me soprattutto perché davvero ancora ci credo in questa cosa, ci credo. Credo che tutto questo mio tempo che dedico a voi e al canale sia tempo non sprecato, ma utilizzato bene. Sto avendo dei riscontri da tutte voi e questo mi inorgoglisce, mi riempie di gioia sempre. Se continuate a seguirmi, se vi è piaciuto il video mettete un mi piace, ma non sono certo io a immaginare queste cose. Davvero non mi interessa se
non mi interessa avere questa popolarità, tutti questi messaggi, cioè proprio. Se avete capito bene come sono, è che questo è il motivo per cui io faccio video, per dire a voi di provare una tecnica e di, non questi certamente, e di imparare qualcosa, prendere un po' di cose, di buono, tutto quello che c'è di buono in questi tutorial. Vi dico anche che siamo quasi a 9.000 iscritti, mancano ancora 200, meno di 200 persone al mio canale, quindi il canale aumenta sempre di più e io davvero mi sento veramente una responsabilità che magari per altre non è, cioè magari altre ne hanno 20.000 e se vivono felici, ma io già con 8.000 e 814 attualmente ho un po' di ansia comunque. Vabbè, spero che appunto sia tutto così chiaro, che sia stato tutto appunto per voi carino. E niente, con questo vi saluto e domani mercatino, quindi poi vi dirò come è andata. Per il momento grazie, 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 grazie e ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutte!